Mi trovo in piazza Garibaldi, nel pieno centro umbertino di Taranto. Guardate che scempio, una serie infinita di sacchetti di rifiuti che purtroppo sono stati abbandonati dai cittadini. Non è colpa del cittadino in questo caso, perché il cittadino si imbatte in un numero assolutamente insufficiente di cassonetti, ma oltre ad essere il numero insufficiente, gli stessi cassonetti, campane, chiamateli come volete, sono troppo piccoli, quindi non hanno la capacità di contenere i rifiuti e la gente è costretta, suo malgrado, a lasciarli appunto per strada accanto ai raccoglitori, accanto ai cassonetti. E qui ci sono delle responsabilità di scelte assurde, incredibili, fatte da Chima Ambiente e dall'amministrazione Melucci Musillo, perché ricordiamo che appunto Chima Ambiente come società partecipata altro non è se non una proiezione, no? Un braccio operativo dell'amministrazione Melucci Musillo. D'altronde i vertici delle partecipate sono state nominate da Melucci. Responsabilità enormi da parte quindi dell'amministrazione Melucci, che ha creato questa situazione di assoluto degrado, ma insieme a Melucci bisogna anche evidenziare le responsabilità di Walter Musillo, ora candidato sindaco del centrodestra, ma per 4 anni e mezzo ha amministrato con Melucci, con suoi uomini e in giunta, sue persone e in giunta, aveva la cugina Deborah Cinquepalmi e ancora con altri suoi componenti, altri suoi rappresentanti nelle società partecipate. Quindi l'AMIO, Chima Ambiente, altro non è se non un braccio operativo appunto dell'amministrazione Melucci, e quindi queste situazioni di scelte appunto ab origine sbagliate da parte dell'amministrazione Melucci, oltre che ovviamente di Chima Ambiente. Che dire, io da sindaco mi auguro da giugno non potrò certamente tollerare una situazione del genere, perché immaginate cosa deve pensare il turista, e stamattina ce n'erano parecchi, quando si fa una passeggiata e vede questo, dice: siamo nel pieno centro, non stiamo parlando dell'ultima delle periferie, che pure meriterebbe un'attenzione appunto adeguata. Il cittadino paga le tasse e si trova in una zona che sembra, non so, la periferia delle periferie di qualche paese sottosviluppato. È una vergogna. Questo è la rinascita che il signor Melucci, insieme al signor Musillo, hanno governato insieme, dice appunto di aver realizzato. Cambiamo pagina, cambiamola insieme.